Buongiorno, salve, benvenute, benvenuti nel video dei favoriti del mese di agosto per quanto riguarda i prodotti da corpo, da capelli, da faccia. Nel mese di agosto, a partire da un certo punto in poi, ho incominciato a farmi la doccia con quello che originariamente era uno shampoo, ma che come shampoo non mi piaceva e volevo finire, ossia questo. Questo è uno shampoo di Vegvartahof, credo l'unico shampoo di Vegvartahof. Vegvartahof è una ditta austriaca a conduzione familiare. I proprietari di Vegvartahof sono proprietari di un ranch. In questo ranch cosa fanno? Crescono cavalle e poi usano il latte di cavalla dentro i loro prodotti. E questo appunto era uno shampoo che conteneva e uso quasi, uso l'imperfetto perché non so se riuscite a vedere da qui dentro, praticamente è finito, c'è rimasto pochissimo qui dentro. Come shampoo non mi piaceva perché avevo l'impressione che lavasse seriamente poco i capelli, sebbene se ne prendesse cura. E allora a un certo punto si è posto il problema di finirlo e l'ho finito praticamente sotto la doccia. Sotto la doccia però mi è stato subito chiaro che avrei voluto sicuramente, e poi l'ho fatto anche, centellinarlo perché come liquido per farmici la doccia mi è piaciuto tantissimo. A parte l'odore, che è l'odore esatto delle caramelle Rossana. Le caramelle Rossana contengono anche loro latte, sicuramente non di cavalla, però insomma sono lattiginose sicuramente, per quello che posso ricordare. E tra l'altro stavo guardando non troppi mesi fa la composizione delle caramelle Rossana per tutta una serie di passaggi e ragionamenti. E quindi già l'odore è molto molto buono, ma poi questo shampoo sviluppa una schiuma piuttosto piacevole e piuttosto vellutata e schiumosa al punto giusto, cioè né troppo né troppo poco, scivola bene sul corpo, si sciacqua anche relativamente facilmente, anche se comunque non troppo facilmente, nel senso non è di quelle cose che lasciano il corpo screcchiolantemente pulito e sgrassato, e quindi in questo senso anche mi è piaciuto molto. E soprattutto mi è piaciuto perché io con questo mi ci sono anche lavata la faccia, per cui in questo video non vedrete la Reinigungsemulsion di Alterra, non perché non mi piaccia più, ma semplicemente perché nel mese di agosto ho decisamente preferito questo. Questo mi è piaciuto tantissimo per lavarmici la faccia, ma poi anche perché questo profumo di Rossana sulla faccia mentre uno se la lava è veramente piacevole. Quindi questo è stato veramente, seriamente un grande favorito, se non la scoperta di agosto e il più favorito, si può dire, di questo mese. Uscita dalla doccia, fino a un certo punto del mese ho usato con sommo enorme, gigantesco piacere questa. Vedete che anche lei è finita, non so se riuscite a vedere questi resti che vedete qui attorno, in realtà non indicano in modo veritiero quanto c'è rimasto in realtà di prodotto, perché il prodotto che c'è rimasto è solo quello che è al centro, all'interno della boccetta, ed è difficilmente raggiungibile perché questo cosino qui non gliela fa tanto bene a raggiungere fino in fondo la crema. Questa crema, maledetto il giorno in cui i proprietari di IOIC è una ditta estone di prodotti contenenti, sì, per lo più ingredienti interamente naturali. Non possiamo chiamarla una ditta bio perché comunque non è dotata fino a questo momento di certificazione, anche se IOIC esiste da ormai una buona decina d'anni e i suoi prodotti si sono consolidati sul mercato perlomeno est-nord europeo, e da un po' di tempo, da un paio d'anni, sono anche molto apprezzati in Germania, e io appunto è per questo che ho scoperto e imparato a conoscere i prodotti IOIC, perché insomma sono piuttosto desiderati, bramati
e amati dalle ragazze tedesche, ne leggo spesso sui blog. E dunque, diciamo, l'hai detto il giorno in cui i proprietari della ditta hanno deciso di imbottigliare questa crema per il corpo, che è una crema fantastica, in questa scomodissima confezione, che sì, è carina perché ha appunto il disegnino della signorina qui. Questa è un'ape, non so se riuscite a vedere, un'ape regina, no? Un'ape regina con il volto di donna. Questo disegno è stato fatto da una signorina che si chiama Elina Casealu, è scritto qui, ed è un'artista estone. E questa confezione è stata creata per festeggiare appunto i primi 10 anni di Yoick. Yoick chiama se stessa Natural Luxury Cosmetics. In alcuni casi gli inci dei prodotti di Yoick sono veramente inci come non li si trova da nessuna parte, con combinazioni di ingredienti veramente da tuffarcisi. Per proprio immergersi in questo mondo di belli ingredienti. Però allo stesso tempo Yoick qua e là usa ancora degli ingredienti, un attimo, un momento tosse. Dicevo, qua e là Yoick usa ancora per esempio dei PEG, quindi bisogna un po' fare attenzione, bisogna un po' leggersi gli inci. Per esempio, Yoick, non in edizione limitata, ha veramente tante creme per il corpo, però praticamente io non posso provarne quasi nessuna perché quasi tutte contengono questo stramaledetto PEG. Questa invece no, questa era veramente fuori dal comune. In alcuni negozi online tedeschi questa crema per il corpo si trova ancora, ma sui siti ufficiali rivenditori di Yoick è scomparsa già dalla fine dell'inverno, perché appunto era una crema per il corpo invernale in edizione limitatissima. Cos'è che mi è piaciuto tanto di questa crema? Allora, prima di tutto questa è una crema allo zenzero e miele, e l'odore che ha è esattamente di zenzero e di miele, ed è un odore naturalmente buonissimo. Non solo rinvigorente per i sensi, per esempio la mattina appena svegli, ma anche molto avvolgente. Potrebbe evocare anche calore, perché infatti è una crema invernale. Io però, per esempio, ho usato questa crema durante il mese di agosto, anche in quei giorni in cui c'erano 38 gradi e faceva un caldo allucinante mai visto in Germania, e non mi ha dato fastidio. C'è da dire, come ho già detto in video dei favoriti di mesi e mesi fa, ho fatto una pausa prima di fare la volata finale e finire tutta questa confezione di crema per il corpo. L'avevo cominciata credo a febbraio-marzo, poi mi sono fermata per un po' di tempo perché mi dava molto fastidio il fatto che la confezione era veramente scomoda. Da questo erogatore la crema era troppo spessa e troppo ferma per riuscire ad uscire agevolmente, per cui bisognava aprire tutte le volte e usare il tubicino, che in realtà è parte del meccanismo, no? Questo tubicino, per pescare la crema all'interno del tubo, della bottiglia, del flacone. E questa cosa veramente era molto antipatica, quindi ho fatto una pausa per parecchi mesi, ho finito altre creme e poi però sono tornata a lei, anche perché per paura che andasse male abbastanza presto. Per fortuna non ci è andata e mi ha dato il tempo comunque di finirla in serenità e tranquillità assoluta. Non ha fatto una piega in questi mesi, era già aperta, era già in uso, però non si è modificata nella consistenza in nulla. Ripeto, questa è una crema molto spessa, molto corposa, addirittura ferma, e là per là, sebbene si asciughi abbastanza velocemente e penetri abbastanza velocemente, scomparendo praticamente sulla pelle, come primo feeling diventa un tutt'uno con la pelle, sì, però lasciando la pelle appiccicosa e anche le mani appiccicose.
Se però si ha la pazienza di aspettare 7-8 minuti, questo appiccicume scompare, se ne va, la crema si assorbe del tutto, scompare la sensazione attaccaticcia e tutto va per il meglio. Questa è una crema non tanto vellutante quanto veramente, secondo me, anche rinforzante. A me è piaciuta tantissimo la pelle, per esempio delle gambe, ma anche delle braccia dopo aver usato questa crema, perché era veramente molto molto liscia, senza essere stramega super vellutata in modo strano e anomalo, però comunque era in gran forma e soprattutto profumata di zenzero e miele, e questa è veramente una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Quindi adesso questa crema è finita. Se riesco a trovare qualcos'altro sui siti in cui questa crema si trova ancora, in modo da poter fare un ordine, sicuramente la ricompro perché so che mi piacerà averla pronta da usare tipo a novembre-dicembre. Poi rivivrò la tortura del flacone, però conoscerò già, saprò già cosa fare, quindi sarà meno torturevole. Quando mi sono resa conto che questa crema ormai era agli sgoccioli, invece di cominciarne un'altra, perché per esempio ho in scorta da cominciare due creme di 100% Pure, a dire la verità tre, perché una, quella all'eucalipto, ce l'ho in due flaconi. Ho due esemplari della stessa crema perché mi piace tantissimo. E l'altra crema ancora da provare di 100% Pure è quella alla vaniglia per i bambini, e di quella ho paura perché l'altra crema di 100% Pure che ho provato sempre per i bambini non mi è piaciuta. L'unica crema per il corpo di 100% Pure che io abbia provato finora e che non mi è piaciuta. E quindi invece di cominciare un'altra crema per il corpo, ho cominciato invece questo. Questo è semplicemente una bottiglietta, vedete com'è piccola, una mini bottiglietta di olio di avocado di una ditta tedesca alimentare che fa oli e che si chiama, fa oli e miscugli di oli e aceti, abbastanza discutibili, specie negli ultimi anni. All'inizio era partita bene. Poi però rimanendo semplicemente sulla vendita di oli così non trattati e non miscelati ad altro, purtroppo non si ha successo nel mondo di oggi perché la gente vuole sapori assurdi a tavola e vuole soprattutto oli da strapazzare e quindi che durino nel tempo, nelle credenze per degli anni. Quindi dopo un po' Bioplanete si è... la ditta si chiama Bioplanete, io pronuncio la tedesca perché i proprietari di questa ditta producono per lo più in Francia, però sono tedeschi, questa è una ditta tedesca. È una ditta tedesca, tra l'altro certificata EcoCert, e questo non gli fa onore, ma comunque. Dicevo, per cui dopo un po' Bioplanete, che era partita bene, ha incominciato decisamente a razzolare male. Questo per esempio è un olio di avocado, però rimane una delle poche ditte sul suolo tedesco i cui oli siano, diciamo, meno inquinati, meno pieni di impurità, meno carichi di residui petroliferi, che è una cosa che succede molto molto spesso in Germania, probabilmente anche in Italia, però in Germania la questione viene studiata, dell'Italia non so niente, non mi arriva notizia, quindi non lo so. Bioplanete rimane una delle poche ditte a fare degli oli che bene o male non contengono residui di pesticidi, petrolati, plasticami vari che rendono tossico non solo l'olio, ma anche le confezioni dentro le quali si trova l'olio, insomma. E quindi per quello io continuo a comprare gli oli di Bioplanete. Nonostante per esempio questo è un mini olio, vedete, è in bottiglietta bianca, quindi trasparente, veniva venduto sugli scaffali dei supermercati bio senza scatola, senza confezione, senza niente, così per
Cioè, quando vedete un olio in queste condizioni, è evidente che è trattato, perché non potrebbe resistere neanche 2 settimane sullo scaffale, sotto la luce, al neon, con i cambi di temperatura, con il trasporto fino ad arrivare in un supermercato e poi fino ad attendere che qualcuno se lo compri e se lo porti a casa. Infatti quest'olio è native è l'equivalente di vergine, no? Native, vergine in tedesco si dice native, è native sì, ma poi sotto c'è scritto, forse riuscite a vederlo, forse no, Erste Kalte Pressung. Erste Kalte Pressung significa che è stato estratto a freddo, e estrazione a freddo significa estrazione fatta usando il calore sì, ma un calore a temperatura molto contenuta in modo da non rovinare le qualità poi dell'olio che si estrae. Quindi l'estrazione è stata fatta a freddo, sì, però poi successivamente l'olio è stato trattato. Questo è ciò che significa quando leggete sulle boccette tedesche Erste Kalte Pressung. Questo lo dico soprattutto per le numerose ragazze e per i ragazzi che abitano in Germania e che guardano i miei video. Io ho usato l'olio di avocado su tutto il corpo, a corpo bagnato, appena uscita dalla doccia, per la prima volta nella mia vita, in queste settimane, nelle settimane di agosto, a partire dalla metà di agosto in poi. Cosa posso dire? È un olio che va dosato molto molto attentamente, perché è un olio particolarmente grasso e denso, che fa un po' fatica a mescolarsi con l'umido che c'è sulla pelle e poi ad assorbirsi. Quindi, se lo si dosa veramente in quantità contenute e se si ha la pazienza di massaggiarlo all'acqua prima fra le mani e poi sul corpo, perché proprio questo non si mescola bene all'acqua, non si lega bene all'umidità che c'è sul corpo bagnato, però se si ha la pazienza appunto di eseguire, di procedere con queste accortezze, prima o poi si lascia massaggiare e prima o poi, dopo un po', dopo molto po', si assorbe anche. Rimane comunque un olio parecchio grasso e quindi naturalmente per questo adatto alle pelli molto secche. Io questo olio lo sto usando anche un po' per le ciglia, per le sopracciglia e per il contorno occhi in quantità veramente microscopica. Io faccio così, rovescio la bottiglietta e quello che poi mi ritrovo sul dito lo spando tra le 2 dita e lo picchietto sugli occhi e poi sulle ciglia. E finora non posso dire di aver notato grandissimi risultati, non posso dire, cioè sì, a fine serata sul corpo c'è una certa vellutatezza, però voglio dire, questo è un olio fastidioso nell'uso, non mi immagino ciò che potrebbe essere sui capelli, qualcosa di statico, fermo, immobile, molto 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 unto, ma non è tanto l'essere unto quanto l'essere grasso. Questo è proprio un olio grasso, del resto è olio di avocado. E quindi comunque però ho incominciato nel mese di agosto ad usare quest'olio. Poi il prossimo mese sicuramente vi saprò dire meglio, perché conto di finire questa boccetta. Ora comunque continuo ad usare soltanto lei e basta. A metà agosto, quando le giornate erano veramente molto molto calde, ho pensato che fosse arrivato il momento finalmente di cominciare anche questa crema per le gambe stanche. Questa in realtà è una crema pre-mamma, però voglio dire, a tutte le donne capita di avere le gambe stanche. Crema gel gambe defaticante. Io ho comprato questa crema pre-mamma su Ecoverde a suo tempo, perché qual è stato il mio ragionamento? Il mio ragionamento è stato che spesso le creme defatiganti, anche defaticanti, contengono ingredienti che possono essere tutte le mentolatezze varie che ci sono dentro questi tipi di creme. Questi ingredienti possono essere comunque non esattamente l'ideale per chi ha i tessuti nella pelle delle
gambe abbastanza disastrati e rovinati, o per chi ha malattie in corso che comunque non fanno stare in buona salute i tessuti che compongono la pelle di tutto il corpo e quindi anche delle gambe. Aggredire i tessuti con degli ingredienti troppo strong, troppo forti, troppo aggressivi non mi sembra una buona idea, quindi ho pensato all'epoca, il ragionamento che ho fatto è stato: una crema per le mamme in attesa dovrebbe avere tutti questi ingredienti in modo mitigato, no? In effetti è proprio così. Ora, io che cosa posso dire di questa crema? Questa crema ne bastano quantità piccole piccole, una crema bianca che fa un'enorme scia bianca, ma non è soltanto una questione di scia, è questione che anche la più piccola quantità di crema, mentre poi la si sta spalmando, tende a moltiplicarsi, triplicarsi, quadruplicarsi, quintuplicarsi. Uno più spalma e più si ritrova la crema come se ricrescesse. Quindi è difficile farla assorbire. In più l'effetto fresco, l'effetto defaticante c'è, non c'è, nel senso che è veramente molto molto tenue. A volte c'è in maniera maggiore, a volte non lo sento per niente, dipende da quanto sono scattanche le gambe. Io posso dire che qui dentro ci sono 150 ml di prodotto, io ci metterò dei secoli a finire questa crema perché veramente non mi piace per niente. Era costata intorno ai 13, 14, 15 euro. Naturalmente i prezzi dei prodotti italiani, questo è un prodotto di Philogen certificato IKEA. IKEA, che ho detto certificato ICEA, mi si sta fondendo il cervello a quest'ora del pomeriggio. E, buonanotte. Anche come inci, adesso l'inci non ce l'ho qui perché è scritto sulla confezione in cartoncino che mi sono dimenticata di portare qui, però l'inci lo potete leggere su Ecoverde. Anche come inci non è che sia un inci più pregiato di tanto, cioè veramente questa è una crema senza senso, una di quelle creme che costano troppo per quello che sono e per quello che fanno in realtà. Io comunque questo tempo l'ho voluta comprare perché, perché mi sembrava una bella idea dare una chance per me che mi trovo in Germania a una ditta per me raggiungibile tramite comunque un sito austriaco, ma comunque, e provare dei prodotti italiani. Però veramente, cioè, questa è insopportabile. Infatti mi sento male al pensiero di quanto ci metterò a finirla. Sulle labbra, parlando di cose che insomma non è che mi piacciono più di tanto, sulle labbra ho continuato anche nel mese di agosto a usare questo balsamo labbra di Amazingy o Amazingy. Questo è un sito internet che vende cosmetici interamente naturali, però di lusso e di prezzo molto elevato, e con un ordine che avevo fatto 2 anni fa, ordine pessimo, in cui mi era arrivata roba molto costosa andata male, cioè se volete sentire la storia ve la andate a sentire nel video dei favoriti del mese scorso. Questo balsamo mi era arrivato in regalo con quest'ordine che avevo fatto a dicembre di 2 anni fa. Ora lo sto usando, devo dire, sempre di più l'impressione molto precisa che questo balsamo mi occluda i pori delle labbra, e questo naturalmente è un problema. Naturalmente continuo ad usare questo balsamo soprattutto, più che altro, la sera per andare a dormire, e durante il giorno uso altre cose, però veramente l'impressione è potente, l'impressione che occluda i pori soprattutto del labbro superiore, e all'attaccatura del contorno del labbro superiore, lungo il contorno del labbro superiore, questa è una sensazione potente. Io non ho mai avuto problemi più di tanto di occlusione dei pori delle labbra, adesso sì, cioè sto usando questo, boh, anche questo prima finirà meglio sarà. Sul viso che cosa mi sono spruzzata quando è finito il fantastico Brightening Tonic di 100% Pure, che è un tonico che all'inizio, quando l'avevo appena cominciato, mi sembrava non mi facesse niente alla faccia, e non ero sicura
perché avevo la sensazione di avere i pori molto ingigantiti, soprattutto qui intorno, e non ero sicura se questo effetto me lo facesse il Brightening Tonic di 100% Pure oppure un altro tonico che stavo usando, che era il tonico di Anthos. Poi, con il passare dei mesi, ho capito che era il tonico di Anthos e va bene, e quindi mistero archiviato. Il tonico di 100% Pure l'ho usato e mi è piaciuto veramente tantissimo, tantissimo, in tutte le sue caratteristiche. Poi dava veramente un aspetto, se non luminoso alla pelle, comunque migliore, cioè la pelle appariva veramente migliore grazie a questo tonico. E adesso è finito, certamente non sto per ricomprarlo perché costa comunque un prezzo molto grande. Allora, cosa ho usato sulla faccia prima di mettere la crema? E capirete fra poco perché comunque ci è voluto bisogno di qualcosa di umido sulla faccia prima della crema per il viso. Ho usato queste due acque. Una è semplicemente un'acqua minerale ed è l'acqua di Evian. L'acqua minerale di Evian, che è la più amata dai francesi, quando andate in Francia, dappertutto, negli autogrill, dal giornalaio, dappertutto ci sono bottiglie di tutte le misure, dal bottiglione, per bottiglie intendo dire in realtà flaconi, esattamente come questo, ma in misura anche gigantesca. E l'acqua di Evian la trovate veramente da tutte le parti. Addirittura mi sembra che ci siano degli erogatori grandi, formato doccia, che vaporizzano acqua minerale Evian nei locali che si trovano lungo la Senna durante l'estate. Questa è una cosa famosa per chi conosce Parigi. E l'altra acqua è quella di Avène ed è un'acqua termale. Ora, a prescindere dal fatto che una è un'acqua minerale e un'altra è un'acqua termale, e sta a voi chiaramente capire qual è la differenza tra l'acqua termale e l'acqua minerale, uno si augura che voi conosciate questa differenza e ci facciate caso. Ma comunque, a prescindere da questo, questa è un'acqua che normalmente non si vende in Germania, però a volte, a periodi, si vende come edizione limitata in alcune selezionate profumerie. E io quando la vedo e la trovo la compro sempre perché mi ricorda i soggiorni parigini o i soggiorni comunque francesi, i viaggi anche in macchina, in giro per la Francia, così, sempre con un bottiglione di acqua minerale Evian. Scusate, da spruzzare, da vaporizzare dappertutto, in faccia, sulle braccia, sulle gambe. Queste due acque le ho tenute comunque rigorosamente in frigo, le ho usate soprattutto la notte quando era insopportabile il caldo, veramente il caldo secco, cioè è una cosa a cui io veramente non sono abituata e che mi fa stare potentemente male. Lo dico sempre, sono una rana e mi trovo meglio al caldo umido, in mezzo al caldo umido. E poi ho usato esclusivamente questa, come al solito, l'acqua termale di Avène, per vaporizzare acqua sulla faccia prima dell'applicazione della crema. La crema in questione è stata praticamente per quasi tutto il mese di agosto questa, ossia la crema all'aloe vera di Martina Gebhardt. Ora io devo dire, questa crema non è nata come crema da usare su tutto il viso. Questa crema è nata per essere usata laddove ce n'è bisogno, soprattutto su cose come scottature, scoriazioni, piccoli tagli, cose di questo genere. Tuttavia va bene anche da essere usata su tutto il viso, perché no? Solo che su tutto il viso, questa è una crema, specialmente d'estate, molto, 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 molto unta, molto densa e insomma, cioè non adattissima all'estate. Infatti mi ha dato un po' fastidio. Poi alla fine ci ho fatto comunque amicizia, ci ho rifatto amicizia perché è una crema, questa tra l'altro mi sembra di ricordare, forse la prima crema che io abbia mai comprato di Martina Gebhardt, e vi parlo di qualcosa come il 2009 forse. Ricordo sempre il primo cosmetico fatto di ingredienti interamente naturali che io abbia mai provato nella vita,
è stato un tonico alla rosa di Lugona che ho usato una sola volta, che mi è costato molti soldi, che era completamente impregnato di alcol e che mi ha fatto una pessima impressione. Subito dopo ho scoperto i prodotti di Martina Gebhardt, quello è stato il mio inizio con i prodotti EcoBio. Dunque questa crema all'aloe la conoscevo già, ha un odore piacevole ma non particolarmente eclatante o strano o stranamente potente o meraviglioso, ha un odore molto piacevole però tuttavia comunque. Ne servono veramente piccole quantità più che con altre creme di Martina Gebhardt ed è caldamente consigliato l'uso su pelle umida, vaporizzata di qualcosa, di acqua termale, tonico o qualunque altra cosa, perché altrimenti rimane grassa sulla pelle e non si assorbe per niente, cioè la mettete e lì rimane. Da un certo punto in poi del mese l'ho un po' lasciata andare, anche se poi adesso la devo riprendere naturalmente perché altrimenti mi va male, ormai è aperta, quindi va usata nel più breve tempo possibile. Le creme di Martina Gebhardt, voi avete sicuramente capito, non sono creme che uno le apre, le usa per un po', poi le lascia nell'armadietto e le riprende, che ne so, quando comincia la stagione invernale. No. Se l'avete fatto, vi siete illuse e avete poi usato un prodotto alterato. Quindi non fatelo perché veramente non è il caso. Cioè andate a sprecare un prodotto, lo andate a rovinare, lo andate a... Cioè veramente lo andate a sprecare e andate anche a sprecare l'efficacia che potrebbe avere sulla vostra faccia. Da un certo momento in poi, del mese di agosto, ho un po' abbandonato la crema all'aloe vera di Martina Gebhardt perché un giorno mi faceva molto male il collo ed ero in giro, non sapevo, non riuscivo a capire che cosa diavolo potevo fare perché comunque ero in giro, stavo camminando e quindi sono andata in un negozio e mi sono comprata questo che tanto volevo comprare comunque da tanto tempo. Questo che cos'è? L'ho pagato la bruttezza di 6,90 euro, mentre invece sui siti internet, perlomeno tedeschi, costa generalmente tra i 4 e i 5 euro. Ma comunque... questo è il balsamo del dottor Bronner's alla menta piperita ed è fatto in questo modo. È solido, però poi a contatto con le mani diventa oleoso, si scioglie immediatamente e sul viso bagnato fa un po' quello che facevano, perlomeno per me, i tuttofare nella scatolina di latta rotonda e tuttofare per il corpo. Non le miscele di oli essenziali, ma proprio i tuttofare specifici per il corpo di Badger, perché è un po' la stessa cosa, il concetto è un po' lo stesso. Pochi ingredienti per un balsamo ceroso, oleoso, che è facile da distribuire un po' dove lo si vuole distribuire, cioè facile, facile non esattamente, perché per distribuire questo balsamo, questo non è un balsamo che si possa distribuire e spalmare sulla pelle a pelle asciutta, bisogna comunque averla bagnata o tutta il più sudata, come è capitato a me quando il giorno in cui mi faceva male il collo. E ci vuole anche un po' per farla assorbire, chiaramente, perché comunque è una cera oleosa, non è una crema, capite? Quindi io mi ricordo all'epoca in cui arrivarono in Europa i balsami cerosi oleosi di Badger. Tutte si tuffarono a comprarli e poi facevano video in cui si lamentavano tantissimo, proprio in modo stufato, in modo come per dire: ma che orrore questi balsami, perché dicevano che erano difficili da spalmare, difficili da far assorbire. Vabbè, ma una cosa del genere l'avrebbero dovuta capire prima, capito? Spesso secondo me le persone non si rendono conto di quello che comprano, vedono cose nei video, credono di saper gestire quei prodotti anche loro, se li comprano e poi non hanno né il tempo né la voglia né la capacità di scenderci a patti e di farci amicizia e di imparare ad usarli senza stancarsi, senza esasperarsi e via dicendo. Quindi insomma comunque ci vuole un pochino per spalmarsi questa cosa in faccia.
però comunque si assorbe più velocemente di quella della crema all'aloe vera e ha un leggerissimo sentore sulla pelle di menta che si sente, però si sente appena appena, che comunque è piacevole, specialmente quando fa caldo, specialmente quando è piena estate. Quindi devo dire, nel mese di agosto io con questo mi sono trovata meglio che con quest'altro. Volete sapere se effettivamente mi ha fatto passare il mal di collo, il male al collo, se mi ha rilassato i muscoli del collo? No, perché appunto è troppo blando. Però questo suo essere troppo blando torna utile nel momento in cui ci si vuole spalmare questo balsamo, per esempio sulla faccia. Nel mese di agosto ho usato anche qualcosa per gli occhi, certo. Ho usato anche qualcosa per gli occhi, graditissimo ritorno, si tratta dell'Augenpflege di Salus. Salus è una ditta tedesca molto all'antica che fa normalmente prodotti a base di erbe. Erbe in tedesco si dice Kräuter, scritto Krauter con i due puntini sulla A. E la pronuncia è Kräuter, specialmente in questa regione in cui mi trovo io. E Salus Augenpflege, che cos'è? Una boccetta contenente una soluzione contenente parecchio alcol. Con questa soluzione si imbibiscono due cotton pad e poi si spiaccicano sugli occhi e si tengono sugli occhi per qualcosa come 5-7 minuti. Quando si tolgono i cotton pad, gli occhi ne dovrebbero risultare migliorati, cioè dovrebbero apparire riposati, dovrebbero apparire sicuramente disinfettati, perlomeno nella loro superficie, e insomma con l'uso costante nel tempo dovrebbero apparire più belli. Io ricordo che in altri periodi della mia vita, ce n'è traccia anche nei miei video di anni fa, bisognava usare l'Augenpflege perlomeno per 2-3 mesi di seguito per cominciare a vedere dei risultati. Però poi i risultati c'erano. Io ci ripenso sempre quando vedo i miei video vecchi, registrati tra il gennaio e il giugno del 2012. Ecco, quello è stato il periodo in cui io veramente avevo un contorno occhi e gli occhi veramente carini. Ma a partire da un certo punto in poi, soprattutto a partire da un certo punto in poi, forse non da gennaio 2012, ma da marzo-aprile 2012 in poi, che è stato proprio il periodo in cui ho incominciato ad usare in quel ciclo, in quel periodo, l'Augenpflege. Quindi per questo ogni tanto, quando mi capita di vederlo in giro, lo ricompro volentieri. Poi questo tra l'altro costa 5 euro, 5,90 euro, dipende dal negozio in cui lo si compra. Non si compra nei supermercati bio, non si compra sui siti bio, si compra più che altro nei reform house, che sono dei negozi improntati ai prodotti tipo integratori alimentari, però naturali o pseudonaturali. E sono negozi molto frequentati da persone abbastanza anziane, ma comunque. Passiamo ai capelli e poi con i capelli finiamo anche questo video. Nel mese di agosto lo shampoo che mi è piaciuto di più usare è senza dubbio il Banana Shampoo, il Bananas Shampoo di Hey Mountain, che però è finito, ma poi anche subito dopo il More Coffee Please Shampoo, sempre di Hey Mountain. Questo è uno shampoo che, contrariamente al Bananas Shampoo, ha un odore veramente, veramente pessimo, perché ha una specie di odore come agrumato. Però l'agrumato è, non lo so, è inquinato da qualche altro tipo di odore senza che il tutto risulti ben definito in uno e uno solo odore, cioè in un solo e un solo odore, come dire. È molto strano, è un odore veramente non particolarmente allettante né particolarmente piacevole. Le caratteristiche sono di essere uno shampoo comunque molto ricco, perché mi sembra di ricordare che questo è lo shampoo, è uno degli shampoo per capelli secchi, quindi c'è burro di cacao per esempio dentro, ci sono svariati oli. A me è piaciuto molto, soprattutto diluito e
usato sempre rigorosamente diluito, fa una schiuma discreta se diluito, non fa quasi per niente schiuma, e io per questo l'ho diluito soprattutto nel mese di agosto. Tra l'altro ora il sito di Haymounted si è rinnovato, quindi gli shampoo mi sembra esistano ancora nelle confezioni piccole da 100 ml, però altri prodotti non esistono più in confezione piccola, si possono comprare solo in confezione gigantesca e naturalmente il prezzo è più alto. Babbo, non so, Haymounted ultimamente sta facendo cose strane. Usa anche degli ingredienti che spesso non mi piacciono, quindi bisogna sempre fare molta molta attenzione a selezionare, a capire bene cosa in realtà si vuole comprare, perché il rischio minimo è di comprare cose con ingredienti pessimi, pagandole però molto care. Il rischio massimo è di usare cose con degli ingredienti veramente senza senso, che non è giusto che si trovino nei prodotti, tipo olio di colza, tipo olio di palma. Poi Mountain è furba e usa olio di palma, che è sì olio di palma, ma di una palma sorellina dell'olio di palma che si usa di solito, no? E che è comunque sempre olio di palma. E quindi il nome botanico nell'inci non risulta immediatamente riconoscibile, sebbene lo sia chiaramente per chi è abituato a leggere gli inci, però per chi non è abituato o per ragazze poco esperte risulta veramente poco riconoscibile, ingannando praticamente la gente, perché poi la gente si compra le cose con l'olio di palma dentro, i cosmetici con l'olio di palma dentro. Comunque a me questo shampoo è piaciuto parecchio, soprattutto in combinazione con questo balsamo l'avevate visto già nel mese scorso, questo è sempre un balsamo di Haymountain, è il balsamo Vanilla Queen. Vanilla Queen è una serie profumata alla vaniglia di Haymountain, un odore di vaniglia comunque parecchio piacevole. Questo balsamo, praticamente l'unico balsamo con cui io stia andando d'accordo, unico nella vita. E nel senso che ormai sono 2 mesi che lo uso, l'ho quasi anche finito e non mi sono ancora stancata di usarlo. Perché? Perché è un balsamo molto semplice da usare, ne basta veramente poco e rende i capelli non tanto morbidi. A me quando i capelli diventano morbidi perdono anche il mosso, si afflosciano pazzescamente. No, questo balsamo rende i capelli sufficientemente idratati, non oleosi ma sufficientemente idratati. Però attenzione, perché esistono vari tipi di balsamo sul sito di Haymountain, quelli nella boccetta fatta in questo modo sono... Io mi vedete fare movimenti strani così, non perché io vi voglia benedire, ma perché sempre ho il monitor a rovescio perché si è rotto il monitor e quindi vedo me stessa riflessa, cioè riflessa, vedo l'immagine che mi rimanda la fotocamera di me stessa, però la vedo sotto sopra e quindi non mi regolo bene con i movimenti che devo fare e che voglio fare. E questo balsamo, dicevo, mi è piaciuto molto perché idrata i capelli, restituendogli veramente il giusto grado di idratazione e quindi praticamente mettendo in piega bene il mosso, senza aggiungere altri prodotti, anche se poi vedrete io uso altri prodotti, ma a roba blandissima. E poi mi è piaciuto questo balsamo, come dicevo già il mese scorso, perché il tempo di posa è praticamente 1 minuto e poi lo si può già risciacquare. E tra l'altro si risciacqua molto, molto, molto facilmente, quindi non mi fa dannare per mandarlo via, non lascia residui troppo evidenti e soprattutto non soffre del difetto di cui soffrono molti prodotti per capelli di Haymountain, ossia il difetto del build-up. Il build-up, scritto build-up, due parole diverse, due vocaboli diversi, ma che insieme significano ciò che sto spieg per spiegarvi. Il build up è una specie di crosta sebacea, che si crea sulla pelle della testa quando si usano dei prodotti che a lungo andare, con l'uso costante, appunto formano questa robaccia immonda sulla pelle della testa, perché la pelle della testa
reagisce confondendosi e producendo sebo in una maniera strana attorno ai buchini da cui escono i capelli. Come sempre mi esprimo come se avessi 4 anni e mezzo, ma insomma credo che voi abbiate capito. I build-up comunque è un fenomeno molto comune che danno anche tanti 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 altri prodotti per capelli, non solo quelli di iMountain. Praticamente tutta la popolazione femminile è affetta da build-up e non so fino a che punto se ne accorga. Se c'è una cosa veramente orripilante nei video, io guardo tantissimi video di trucco, no? E da quando i video sono diventati in HD, la cosa veramente, per quanto mi riguarda, veramente veramente orripilante, è che io guardo queste ragazze bellissime mentre si truccano con maestria potentissima, con grande maestria, con grande professionalità, e però hanno veramente la testa, se mi passate il termine, veramente incrostata veramente hanno le croste sulla testa, montagne di forfora, tutta confusa, e croste e puntini tra i capelli. E cioè l'HD non fa bene a ciò che noi vediamo di queste ragazze. E io penso sempre di me, dentro di me, ma scusa, ma mentre montavi il video non te ne rendevi conto che, cioè, boh, evidentemente socialmente la forfora è diventata una cosa accettata, le croste sono diventate una cosa che tutti fanno finta di non vedere, anche se tutti vedono, mi sembra impossibile, non posso essere solo io che vedo le croste sui capelli e sulla pelle della testa delle ragazze che si truccano, no? Cioè, non usate l'HD, veramente. Perché l'HD non fa che esacerbare ciò che di brutto accade e prolifera sulla pelle della vostra testa. Oppure comunque non usate 200 milioni di prodotti per capelli, così magari non vi si crea il build-up, non vi si crea questo sovraccumulo che confonde la produzione sebacea della pelle della vostra testa e niente, e evitate il problema sul nascere. Limitando le chiacchiere e passando agli unici altri due prodotti che io uso per capelli, uno è questo, il gel di aloe vera della ditta che si chiama BB, della ditta italiana che si chiama BB. Io con questo continuo a trovarmici veramente benissimo. Questo è sovrapponibile, nel senso che io un pochino ogni giorno, giusto veramente soltanto un pump, una premuta qui sopra ogni giorno. La uso, no? Per rinfrescare la piega, per quanto nei miei capelli si possa parlare di piega, cosa abbastanza così, abbastanza sovradimensionata trattandosi dei miei capelli, ma comunque per rinfrescare la piega ogni giorno uso un pump di questo e ogni giorno veramente. Questo gel di aloe vera funziona veramente bene, nel senso non dà mai l'aspetto di capelli collosi, non risulta mai inefficace, invisibile, cioè qualcosa ai capelli lo fa e lo fa bene, lo fa come tutti i gel di aloe vera dovrebbero fare e solitamente non fanno. Per cui quando questo finirà, tra l'altro non finisce mai, io lo sto usando ininterrottamente da quando l'ho ricomprato, cioè a novembre 2015. E cioè, lo sento ancora abbastanza pieno, ce n'è così ancora, ce n'è abbastanza quasi metà, credo. E che altro volevo dire di questo gel di aloe vera? Niente, naturalmente vi ricordo che il gel di aloe vera non è sempre lo stesso gel di aloe vera, e quando parliamo di gel di aloe vera per l'uso cosmetico, parliamo in realtà di preparazioni contenenti a loro volta un preparato denominabile industrialmente come gel di aloe vera, ma che non è il succo di aloe vera, cioè non è il succo geloso di aloe vera che vi esce dalla foglia di aloe quando la tagliate, oltre al fatto che la foglia di aloe quando la tagliate, se siete delle incoscienti criminali, potete spiaccicarvela sulla faccia direttamente. E poi con l'uso costante vedrete i malefici effetti, ossia vedrete ciò che di male avrete fatto alla vostra faccia. Per
ma in realtà, per esempio in Germania questa cosa si sa, non si può usare direttamente il gel che esce dalla foglia di aloe vera quando la si taglia. Prima bisogna un minimo casalingamente trattarlo, anche se con un trattamento casalingo, però ecco, non si può usare direttamente, sappiate queste cose. E che altro ho usato? Ah, l'unico difetto di questo gel di aloe vera è che vedete qui dentro si va a depositare del prodotto secco che ogni tanto bisogna togliere. Io uso uno stuzzicadenti periodicamente e niente, passa la paura, non c'è niente da tenere. Ora, una ragazza tempo fa mi domandava se è normale che il gel di aloe vera di BB sia marrone scuro. No, non è normale. Vedi di che colore è? Vedete di che colore è? È color giallino ambrato pallido. Però vedete anche bene che qui all'imboccatura della bottiglia ci sono delle crosticine di gel rappreso e quello sì, è marrone scuro. Quindi se avete comprato in un negozio di prodotti interamente naturali, magari un negozio fisico, un gel di aloe vera di BB, ed è marrone scuro, con evidenza quello è un gel che stava lì da dei secoli, oppure un gel che stava lì e ha preso sole o luce che non doveva prendere. Quindi magari lo riportate indietro e lo spiegate al negoziante e vi fate ridare i soldi, oppure vi comprate un'altra cosa facendo attenzione che non sia andata male anche quella o che non si sia alterata anche quella. E questa cosa può capitarvi sia quando comprate dei siti, naturalmente, sia quando comprate dai negozi fisici, e dipende semplicemente dal fatto che i prodotti giacciono invenduti per troppo tempo. Ultimo prodotto di cui vorrei parlare è questo. Questo ancora una volta è il Soft Curl Lotion, ossia la lozione ricci morbidi di Biofficina Toscana. Questa l'avevo comprata quando era appena uscita, da subito non mi era piaciuta per niente, tant'è vero che sono passati 2 anni e ce l'ho ancora e ce n'è ancora tanta qui dentro. Io però la uso costantemente, la uso tutte le volte che ho i capelli non più freschi di lavaggio, ma ho i capelli che sono stati lavati già da 4-5 giorni. E c'è bisogno di rinfrescarli da zero praticamente. Allora io che faccio? Con un vaporizzatore spruzzo sui capelli acqua fino praticamente a bagnare tutta la testa e poi verso una nocina di prodotto grande così, un tondino di prodotto grande come un fagiolino, come, no, come un fagiolo, non un fagiolino, sfrego tra le mani e faccio così sui capelli. Ciò ha il duplice effetto di ridare più o meno una forma, se non così definita come la forma che dà il gel di aloe vera, che comunque il gel di aloe vera di BB dà una forma ben definita, però non incolla i capelli. La lozione ricci morbidi, ecco, non incolla i capelli, però per esempio un po' li gonfia e un li accorpa fra di loro, cioè io non ho mai avuto il problema dei capelli intrecciati, usando la lozione ricci morbidi ce l'ho. Queste sono le stranezze dei prodotti che dovrebbero aiutare i capelli e invece li deturpano, li deteriorano ancora di più. Però comunque questa lozione usata sui capelli già non più puliti di qualche giorno ha il duplice effetto di ridargli bene o male una forma, se non così ben definita come fa l'aloe vera, il gel di aloe vera, e di dargli una profumazione, che è poi la cosa più importante, perché insomma i capelli, specialmente d'estate, dopo 3, 4, 5 giorni, ecco, non è che siano profumatissimi, quindi invece questa, con il suo odorino di fiorellini campestri, contribuisce un po' a dare una profumazione piacevole a tutta la festa, a tutta la testa, e soprattutto una profumazione duratura, nel senso
La profumazione non rimane soltanto mentre state distribuendo la lozione sui capelli, la sentite forte e chiara anche a ore e ore e ore di distanza dall'applicazione. E quindi in questo modo più o meno sto consumando questa lozione Ricci Morbidi. E tutto sommato devo dire che la trovo anche abbastanza valida appunto per profumare i capelli quando i capelli sono sporchi. E in questo senso sto ringraziando me stessa per aver comprato questa lozione. Però ecco, non posso dire che abbia grandissimi, stupendi effetti, poi sui miei capelli soprattutto. Con questo finisce il video dei favoriti del mese di agosto 2016, quindi niente, scendiamo tutti insieme possibilmente da questo video, lasciamo questo video da solo, ormai già guardato, già digerito e metabolizzato, e poi guarderemo un altro video, io registrerò e voi guarderete un altro video fra qualche giorno. Ciao e grazie!